Okay. La cosa più strana che ti è capitata durante un servizio? Mi è capitato che durante un servizio, un tavolo, alla fine, dopo aver mangiato tutto, poi ho sparecchiato il tavolo, ho sparecchiato tutto quello che c'era sul tavolo. Quando portavo con il tableau tutto su casa, sentivo una puzza strana. In pratica il ragazzo, il signore, l'anziano che stava al tavolo ha fatto pipì sul bicchiere, nel bicchiere. Ha fatto pipì nel bicchiere? Ma sì, che ma scusami. Ma com'è? Beh, io infatti... cioè, io pensavo fosse... Perché comunque non l'ho visto subito, perché comunque metti tutto sul tableau e porti tutto via. Poi comunque mentre lo portavo cercavo... Sentivo questa puzza, ho detto mamma mi sono pisciato addosso oppure non so che cos'è. E invece era proprio pipì. Ma vado a vivere all'estero. Perché? Perché in Italia c'è qualcosa che non va. Ecco la ricetta per il pollo alla brace. Il pollo alla brace si intervista con una preparazione facile facile. Quello viene sottoposto a una serie di domande e aperto sul lato della pancia. Poi viene battuto con un batticarne, specialmente sulla zona delle ali e delle cosce, e stuzzicato con altri quesiti. In questo modo si facilita tutta l'intervista che può venire sia alla brace che via podcast. I nostri polli sono allevati in Italia e trattati all'estero, ma tranquilli, sono tutti di categoria Topcast! Ragazzi, andate a cagare, vaffanculo! Non riesco a dire la categoria! Sono tutti di qualità! Ciao ragazzi! Come state? Come che state meraviglia. Ragazzi? Madonna, che bello rivedervi! Sempre più belli siete ragazzi, ma voi siete come il vino. Cioè, esatto, noi non invecchiamo mai. Io sto male ragazzi! Invecchiate più siete male. Non si direbbe, non si direbbe. Niente, che è successo? Che hai, febbre? Influenza stagionale ragazzi. Ah, l'influenza stagionale. Una volta passati 30 è giù, è tutto in discesa. È tutto in discesa, proprio si cade. Non me lo dire che sono prossimo ai 30, per non mi mettere l'ansia, che già la vita è ansiosa. Esatto. È finita dopo i 30, sappilo. Ma hai preso qualche antibiotico, qualche supposta? Che hai fatto? Hai preso qualcosa? Le supposte le lascio a te, Franky, tranquillo. Va bene. Allora, speriamo che ti riprendi, però grazie per essere qui, cioè sempre pronto al nuovo episodio, esatto. Rolfino, mi dispiace, Rolfino hai cambiato le cuffie. Cambiato le cuffie. Mi è messa al centro e dice il man che c'è la camicetta bianca che fa pandan con la freccetta. Allora, grazie per l'assist, è giusto capire perché il man ha scelto questo abbigliamento in onore del pollo che sta per entrare. Non capisco il nesso, perché la puntata Chiesa Cattolica l'abbiamo fatta nella prima stagione. Che c'entra? Dai. Come ve lo dico, ha senso. Vai. Io ho fatto per più di un anno il lavoro del pollo di oggi, ma non ai livelli... Il chierichetto. Il chierichetto, ovvio. Pensavo facesse il chierichetto. Non ai livelli del pollo di oggi, però comunque a bei livelli. Questa era la camicetta con cui lavoravo, quindi ho detto, siccome si associa al tipo di lavoro, purtroppo non avevo niente associato alla nazione, ho detto mi associo al lavoro. Mi hai pagato le sì, ma non ha detto. Ma io ancora non l'ho capito. No, non l'ho capito tipo di lavoro, lo dovresti sapere tu, mica io, l'hai portato tu il pollo, man. Quindi non lo vuoi svelare, fino a che non ci sta l'intro io non svelo, ragazzi. Va bene, allora ci sta così. Allora, prima di far entrare il nostro pollo, esatto, io volevo ricordare a tutti, a tutte le persone che ci seguono ad oggi, Rolfino, quante sono ad oggi? Ad oggi quante sono? Pochissime, non ci segue nessuno. La domanda è perché lo facciamo? Perché? Ma siamo 57, ragazzi. Madonna, quello li conta a pennello, proprio tassativamente li guarda tutti. Allora, ragazzi, pallottoliere, capito? Faccio col pallottoliere, uno per uno.
Esatto. Quindi volevo ricordare a tutte le persone che ci seguono, confermi 457 persone che ci seguono, ma anche quelle non iscritte, quindi che guardano i nostri video senza iscrivervi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, il citofono, il fax, la segreteria telefonica automatica, fate con voi, l'importante è che lo fate, quindi seguiteci nei social, nei vari social. Esatto, Rolfino, dove possono vedere e ascoltare le nostre, i nostri episodi, specialmente gli episodi della seconda stagione? Potete vedere in, qui in basso Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, a breve Twitch e TikTok. E poi OnlyFans per i piedi del men. OnlyFans per i piedi del men e... No, non lo dire, meglio di no. Continuando, ancora aperto il contest ufficiale che è partito anche nella prima stagione, il contest che prevede, cosa prevede il contest? Il contest prevede di partecipare e vincere la tazza special edition di Polleria Italia. Quindi ai primi 500 subscribe sorteggeremo il nome del fortunato e manderemo assieme a un pollo con le patate arrosto la tazza ufficiale di Polleria Italia. Un applauso. Vi immaginate a fare colazione con la tazza di Polleria? Dici, non basta gli episodi su YouTube, colazione il pollo, guarda, esatto, ma pieni di energia, pieni di entusiasmo, non resta che allora a questo punto presentare, è arrivato il momento, presentiamo il pollo del giorno, che il pollo del giorno è stato averlo qui in trasmissione. Intanto è un onore per me perché è un amico fraterno, lo conosco da tanto e l'invito e quindi tutta la negoziazione per averlo qui è durata un paio di mesi, direi un parto, e quindi perché con gli impegni lavorativi che aveva era molto difficile metterlo in lista o trovare un punto di incontro, ma ce l'abbiamo fatta e siamo qui. E chi ha l'onore di presentare giustamente il pollo del giorno? Il nostro... Man, sei sempre tu? Sono io allora, finalmente, dalla regia. Allora, chiamiamo l'intro. Che renderà tutti felici e farà entrare il pollo. Esatto, quindi dalla regia, quando siamo pronti, buttate fuori l'intro. Ebbene sì, anche questa volta ho il piacere di introdurre un pollo locale, che viene dalle mie parti, dove il sole sorge presto e tramonta tardi, baciando sempre i belli, quindi a me no, e rendendo la pelle morbida al solo tocco. Siamo cresciuti nello stesso quartiere della stessa città, dove la speranza non è l'ultima, ma l'unica a morire. Ha studiato a Perugia, ottenendo la laurea in economia e gestione dei servizi turistici, per poi subito iniziare a lavorare in un hotel 4 stelle. Amante del servizio impeccabile e del cioccolato Novi, decide presto di raccogliere armi e bagagli, fare il pieno alla sua 500 Abarth e dirigersi nella vicina Svizzera per iniziare la sua carriera come pollo espatriato. Possedendo solide conoscenze gastronomiche e competenze enologiche per poter abbinare cibo e vino, decide di candidarsi in uno dei migliori resort di Bad Ragaz in Svizzera, dove al suo interno c'è un ristorante una stella Michelin, il famoso Vove Restaurant. Speriamo che la pronuncia sia corretta, glielo chiediamo appena entra. Quindi, insomma, senza ulteriori indugi, diamo il benvenuto al pollo del giorno, Fabrizio Cangemi! Mi era mancate le intro del Frankie così lunghe, cioè sono stato qualcuno nel mentre. Ma tutte queste informazioni poi dove le hai prese? Io non ho capito. Dove l'ho presa? Si chiama stalkeraggio questo. Comunque le facciate gli hanno portato tutto. Esatto, tu devi capire, Fabrizio mio. Devi capire che comunque io ti seguo già da tempo, da anni, da prima che nascesse questo progetto. Io ti ho visto cambiare il tuo profilo Facebook, il profilo Instagram, non mettevi più fotografie relative alla nostra città Trapani, ma iniziavi a mettere fotografie diverse, post diversi. Quindi ho detto lì, ma dove è andato a finire Fabrizio? E quindi ho visto che hai girato il mondo, sei stato in America, in Sud America, al Polo Nord e anche al Polo Sud, e mangiavi anche con i pinguini.
per poi arrivare in Svizzera. Mamma mia, che giro! Il podcast è nato con la consapevolezza di Frank, che diceva: un giorno dovremmo intervistare Fabrizio. Lo diceva sempre, quindi noi eravamo consapevoli che il podcast era nato per questo. Quindi è arrivato quel giorno. Quindi... Esatto, aspetta, è arrivato anche il momento che abbiamo perso il man mentre che presentavamo il Fabrizio. È andato via il man. Che succede? Si è emozionato. Scusate ragazzi, il problema è che, come ho detto prima, sono stato male fino a ieri, quindi stavo starnutendo in maniera pesante. Mi sembrava brutto farvelo vedere. Basta che metti muto, poi se muori, ma ti guardiamo mentre muori in muto, in modalità muto, va anche bene, va anche bene. No, scherzando, speriamo veramente che non farai tutta la trasmissione con lo starnuto vivente, speriamo di no. Ma allora non resta che far riscaldare la voce al nostro Fabrizio, e quindi, come di consuetudine, Fabrizio, quello che ti chiediamo è di leggere una volta lo scioglilingua che sta per sputare qua sotto. Scioglilingua, veramente. Prego. A che serve che la serva si conservi la conserva? Se la serva, quando serve, non si serve di conserva. Signori, un applauso, lui è Fabrizio Cangemi, grande, grande, grande. Esatto, però io vorrei dire, una volta che sai recitare quei menu che c'hanno, perché sappiamo che devi sapere tutto a memoria, questo è una minchiata. E allora, presi dall'entusiasmo, Fabrizio, non resta che iniziare ufficialmente la nostra puntata, il nostro episodio, la nostra intervista, che sarà solo esclusivamente sulla tua vita e a volte anche sulla vita del man che sta prendendo brutte strade, lo guardiamo molto malato, no, stiamo scherzando. Detto questo, facciamo ufficialmente dalla regia la prima domanda ufficiale dell'episodio con il nostro Fabrizio. Partiamo dalle origini. Come ti è venuto in mente di lasciare tutto e partire per la Svizzera? Cioè, tu hai lasciato il sole, la bella vita, il DJ set, poi te ne sei andato in Svizzera a morire dal freddo e a mangiare cioccolato. Ma perché? A fare i soldi. Scherzo. Ma me lo sto chiedendo pure io, effettivamente. Perché... I picci! No, ma non era una questione di soldi. No? Guarda, adesso è stato 5 anni che sto qua, mi sembra. 5-6 anni. Non mi ricordo perché, ma poi tra l'altro sono stato qui portato, perché un amico mio che ancora lavora qui con me, tra l'altro anche lui di Trapani, un giorno mi ha detto: no, aspetta, c'era la mia ex ragazza. Parliamo di ex. Aveva una sorella, parlava con questo amico mio, e ha detto: ma noi cerchiamo qualcuno qui in Svizzera, diglielo, magari Fabrizio interessato, perché io comunque lavoravo sempre in un hotel, facevo il receptionist, quindi niente di che a Trapani. E un giorno ho detto: ma sai che io non avevo nessun piano, era giugno, tra l'altro ero a San Vito Lo Capo di sera, una serata bellissima, mi arriva questa chiamata: che vuoi fare? Pensaci, se vuoi la prossima settimana puoi partire, vieni, la prossima settimana. Così da ma io, scusa, io non so una parola di tedesco. Non ho mai fatto il cameriere in vita mia. Tra l'altro neanche in 5 stelle, cioè mai fatto il cameriere. Però ragazzo mi fa: vabbè, tranquillo, cioè, ti metti imparerà con Duolingo una settimana, Duolingo, impari quello che puoi. Il tedesco è facile, ragazzi. Fai un po' di pratica a casa con i tre piatti, vedi se riuscite a tre piatti. Tutti rotti. Io poi tra l'altro sono un tipo molto impulsivo, non penso mai alle conseguenze, cioè comunque a casa ero un po' caduto nella mia comfort zone, quindi ho detto: sai che, faccio ste valigie e parto, esatto. E quindi sono partito. Una domanda, perché insomma sto hotel l'hai lasciato in merda a giugno. Hai lasciato il tuo vecchio lavoro. Questo è stato adesso io non ricordo, perché io non ricordo benissimo, ma sai che quell'estate io ero tornato a fare, forse era, no, io sono arrivato qui ad agosto, era giugno sono arrivato qui, quindi sì, mi sa che non ho continuato la stagione e sono passato qui, però comunque non lavoravo già più, avevo deciso di non lavorare più in hotel, stavo cercando qualcos'altro per l'estate, quindi un lavoro stagionale.
Una domanda così, perché comunque è una domanda che ti faccio, però l'ho vissuta anche sulla mia pelle, perché vieni dalla mia stessa città, quindi te ne sei andato dalla mia stessa città come ho fatto io. Come l'ha presa tua mamma, la tua famiglia, questo abbandono? È stato un arrivederci? Hai detto no, vengo presto, poi magari lì i tuoi hanno proprio capito che quelli erano gli ultimi attimi da Fabrizio, figlio, che vive nella sua cameretta, e lì hanno visto l'uomo uscire e dire: vado a prendere la mia vita, ecco, così. Sempre poetico Madonna. il Frankie, Vado a fare i Non lo so, soldi, quando, sì. da quando sono Mamma diventato mia. papà, sono diventato sdolcinato, non lo so, me lo dice No, pure mia moglie. ma l'ha detto oggi, Sembra una quindi torta sa. cameo, te lo giuro, dolcissimo, proprio così, ecco. Ma ti sei misurato il diabete per caso? Il diabete però alle stelle, mangi tutti sti cannoli in Sicilia, tutti, l'80% dei siciliani è nel diabete, comunque detto questo. Ma veramente. Esatto. No, guarda, di la verità, i miei sono sempre stati dalla mia parte a qualunque decisione abbia preso, quindi non mi hanno mai ostacolato per qualunque cosa. Se volevi fare il DJ, facevi il DJ, se vuoi fare un lavoro stagionale, mi hanno aiutato in tutto, però non mi hanno mai detto niente. Poi ovviamente era solo una prova, io non è che sono arrivato là, sono venuto qui direttamente e sapevo di restarci. Anche perché sono Ah, arrivato qua e ok. avevo una camera senza bagno, cioè mi hanno dato tutto loro, quindi non sapevo. Tra l'altro qui hai 2 mesi di prova, poi dopo questi 2 mesi di prova ti possono rimandare a casa. Cioè, Ma ora quale? che sei arrivato, da dove sei venuto? A quanto Così, pare non è quindi successo, quindi non è stato buono. così. Sì, no, per fortuna, sì, non è successo. Ma dove Adesso esattamente? Qua. dubiti. In quale zona esattamente della Svizzera sei andato a finire? Allora, questa è una Svizzera tedesca, siamo a 100 km da Zurigo, quasi al confine con l'Austria, quindi la parte, diciamo, nord-est. Però comunque è molto vicino al cioè nel senso ha senso fare il trasfertista, cioè nel senso vivere dall'altra parte No, dove no, no, costa no, molto meno e fare avanti e indietro. Ticino, no, no, no. Il Ticino è molto più lontano. È sud, immagino, una cosa infatti dalla così. È regia, se i ragazzi si il svegliano, sud. Ci esatto, sono gli faccio mettere la mappa. 300 250 km. Sì, da qui a Sono Lugano sono parecchi. 150 km, quindi non. Esatto, cioè se Sì, noi esatto. zoomiamo, Bad Ragaz è proprio sotto, A Liechtenstein. esatto, Sì, è proprio quasi sotto. Liechtenstein, sì. Cioè No, sei nella perché una. parte, una zona ricchissima proprio. Dove anche il barbone ha uno stipendio lì, Sì, Anche lì il vive barbone dell'agricoltura. sta bene. Comunque sei in una parte ricchissima, una parte Ma benestante comunque, dell'Europa, quindi. sì, tutta la Svizzera comunque è benestante. Sì. Cioè, non ho Forse mai un visto po' di più, un po' qui meno. atti di precarietà oppure di povertà. No, anzi, al L'amico mio contrario, diciamo. lavorava invece nel cantone francese a Berna e anche lui lavorava nella ristorazione come pizzaiolo e ci ha vissuto tipo 10 anni quasi ed è scappato perché ha detto bellissimo, si lavorava bene, guadagni tanto, ma non c'è vita, cioè nel senso al di fuori del lavoro non vivi, non c'è un cazzo da fare. Te Forse perché invece lavorava dalla parte tanto. tedesca? No, guarda, io ti posso dire che mi trovo benissimo, cioè mi trovo benissimo, cioè alla fine hai 2 giorni liberi a settimana, lavori 8 ore al giorno, sei pagato e le ore in più te le ripagano, oppure le recuperi con i giorni liberi, quindi sotto questo punto di vista sono sempre preciso Ritrattano con gli bene. stipendi, quindi Ma in quei 2 giorni ci contentissimo. sta roba da fare? Però, il fatto è, a Giro? livello Sì, lavorativo poi anche ci sta. A se non livello hai roba da sociale. fare te la trovi. Sì, comunque sì. Ovviamente certo, se sei appena arrivato, non conosci il posto, il luogo, magari hai un po' di difficoltà, però io lavoro in un'azienda che conta quasi 800 lavoratori, quindi magari trovi sempre qualcosa da fare con i colleghi, anche la Hawaii. sera, magari ci si Quello trova. sì, quello sì. Il Bad Rots Ragaz è della vita. un paesino piccolissimo, però se ti muovi un po' con i treni, qui i treni sono efficientissimi anche fino a mezzanotte e l'una, comunque poi 30 km c'è già una grande città, puoi fare
quello che vuoi. Ti puoi divertire volendo, diciamo. Sì, non manca. Dall'intro, comunque, ricordiamo a tutti che dall'intro il nostro Fabrizio non usa i treni perché ha la sua 500 Abarth. quindi, a parte in vendita, questo... Esatto, oh, ragazzi, chi volesse vendere qui sotto c'è il contatto. C'è chi contatto volesse, di comprare, chi volesse comprare, magari. Comprare, allora, c'è il contatto di Fabrizio qui polvere, sotto. Noi buttiamo fuori un'altra domanda molto interessante, perché è giusto che Rolfo faccia questa domanda, e bisogna anche capire questo, ecco. Anche a far capire, insomma, qual è il mestiere che al momento stai effettuando, appunto. Chi è e cosa fa lo chef di rang? Se vuoi spiegarci, insomma, anche... Chef de rang è... Come ci sei arrivato a questo... Ma sei arrivato a fare lo chef de rang subito? Oppure hai fatto degli step come lavapiatti, lavatappeti e poi sei arrivato a fare... Vabbè, bene, lavapiatti e cucina... È un'altra cosa. Io non capisco niente, non capisco proprio niente. Nella ristorazione può capitare, eh. Fabrizio, illuminami. Come lavapiatti, fai runner all'inizio fai runner. Quello sì, vabbè, non puoi fare subito. Ma che lingua è, italiano? Di che parlate, ragazzi? Io non so nulla di tutto questo. Allora, dovete sapere, ragazzi, che Frankie nella sua vita, prima di Budapest, non ha fatto niente. Cavolo, in vita sua. Non facevo niente. Hai fatto il mantenuto, ma ti campavo. No, lavoricchiavo, radio e altre cose, ma realmente non ho mai fatto nulla. Fabrizio, tu che ci vivevi vicino, faceva qualcosa, Frank? No, cioè, mi evitava appunto perché non facevo nulla, ecco. Ma io mi ricordo comunque quando vivevamo col soldo, no? Sì, eravamo entrambi DJ locali lì, quindi avevamo delle console insieme, avevamo anche degli appalti, chiamali così, in qualche locale lì in città. Facevo la vita da artista, mettilo così, esatto. Beh, era molto bella, era molto tipo freedom, ecco. Ma cos'è lo chef de rang? E poi perché si chiama chef de rang? E poi perché è chef ma de rang? Che differenza c'è tra chef de rang e chef? Cioè, chef de rang. Allora, lo chef è qui inteso qui in Svizzera, chef, o comunque penso da tutte le parti, che è un nome internazionale, chef de rang, è inteso come capo. De rang è di rango, quindi il rango sarebbe una stazione, c'hai cioè un piccolo team, diciamo. C'è anche il commis de rang, per esempio io quando sono arrivato qui in Svizzera ero commis, sarebbe quello che sta sotto lo chef de rang. Se tu hai un ristorante, magari c'hai, io so, 100 persone, hai 3 chef de rang che dovresti avere, almeno 3-4 chef de rang che hanno 20 clienti, 25 clienti a persona, e tu chef de rang hai il tuo commis, e con il tuo commis dici al tuo commis quello che deve fare, insomma, per aiutarti a gestire e andare avanti la situazione affinché la gente mangi e abbia un servizio adeguato. Questo è lo chef de rang. E cosa fa come mansione lo chef de rang a livello operativo, a parte dare ordini? Metti che io lavoro per te e sono nel tuo team, tu mi dai ordini e poi tu realmente che fai? Tornata tipo. Perché mi interessa, se non fai nulla io mi applico, eh? Allora, è quello che comunque è il primo che va al cliente, quando si è appena seduto. Cioè il cliente prima arriva al ristorante, il ristorante viene accolto da un supervisor o comunque da un capo, viene portato al tavolo e poi io sono il primo che... Esatto. Quando si accomodano, poi sono il primo che va dai clienti e espone il menù, il concept del ristorante, spiega la carta, spiega il menù, tutto... poi ovviamente noi abbiamo il vino già vero, o fai anche il sommelier? Il vino sì, lo faccio comunque, sì, abbiamo anche il sommelier, è un ristorante stellato, quindi sicuramente c'è alto livello, comunque se c'è da fare il vino, esatto. Noi abbiamo ogni mese comunque facciamo sempre degli shulu, vabbè, in tedesco ci insegnano, diciamo, le workshop, sì, sui vini, tutto quello che dobbiamo sapere, perché comunque non puoi servire qualcosa se non conosci come è fatto, insomma, quello che mangiano, quello che bevono, devi sapere tutto. No? Quindi una volta al mese bevi gratis e torni a casa ubriaco grazie al lavoro. Bello, interessante questo lavoro, però bello, molto formativo. Non è proprio così, però la parte di più, sì, no, detto questo, no, immagino. Sì,
quello che stiamo descrivendo, comunque, per chi si fosse collegato adesso, peccato, perché vi siete saltati l'intro, è che il nostro Fabrizio... C'è Fortunelli! Esatto, che non è lavora. Una live, volendo possono tornare indietro. Riguardare. Tornate indietro, riavvolgete il nastro. Il nostro Fabrizio lavora, ha la fortuna di lavorare in un ristorante stellato, dove stiamo parlando e parleremo di un servizio stellato, un servizio assurdo di alto livello. Ma la domanda che ci chiedono in tanti è se c'è mai stato qualche cliente donna che ci ha provato con te durante un servizio? No, la domanda è quante clienti donne ci hanno provato? Perché dato che sei il primo ad andare, l'ultimo da uscire, cioè... Alla fine, all'inizio dai la tua facciuola messa lì, la bella faccia, buonasera, e poi alla fine bigliettino con il numero di telefono. Quante volte è successo, esatto. Fabrizio? Parla, confessati, posso, Fabrizio. Posso avvalermi della facoltà di non rispondere? Oppure dovresti rispondere, no, ma non in Polleria Italia. Non in Polleria Italia, magari cerca di uscirtene in maniera simpatica, sì, questa domanda. È capitato che ci sono comunque delle... situazioni in cui magari io non posso, perché comunque non posso sbilanciarmi, perché comunque sono sempre al lavoro, devo essere sempre professionale, diciamo, certo, quindi, certo, professionalità, quindi magari non posso sbilanciarmi, però sì, è capitato, e anche di recente, infatti, sì, possiamo sapere qualche particolare, possiamo chiedere qualche particolare senza fare nomi, nulla, come l'hai gestita quella situazione, come te ne esci se qualcuno ci tenta, perché alla fine è il tuo lavoro, devi tenere un basso profilo, oppure gli chiedi 50 euro, come fai? Finisco il servizio, finisco il mio lavoro e tutto, poi comunque se c'è da andare avanti una situazione vado avanti. Nel caso, l'ultimo caso è successo che comunque poi ci siamo rivisti su Instagram, sui social, quindi siamo sui social, quindi era tutto più normale, in situazione non lavorativa, e poi siamo andati avanti lì, però lì per lì avevo notato che comunque c'erano delle attenzioni che in teoria dovevo dare io al cliente, ma invece la cliente dava a me. Addirittura, quindi... del tipo un esempio... un'attenzione particolare che me lo devi mettere vuoto, come... il bicchiere vuoto, se vuole il nostro Fabrizio, sempre il libero. Il pollo è quasi già cotto, quasi cotto. No, ma la cosa bella è che immagino la scena, e comunque tu sei una persona, io ti conosco proprio da tanto tempo, e la cosa bella è che Fabrizio è di una sensibilità e di un'educazione assurda, e quindi io lo immagino in queste situazioni, circostanze, che non riesce a dire di no, poi un bel ragazzo, lo vedete tutti, e poi ragazze che ci state seguendo, lo vedete tutti, quindi è molto difficile poi uscirsene puliti da queste situazioni. Lasciamo qui sotto il contatto per le ragazze che lo volessero contattare dopo. Ma a parte, sì, a mangiare al suo ristorante, per non è venuto nessuno in Svizzera qui a trovarmi, quindi tutto questo, il nostro man vuole farti questa domanda, cambiando un attimino tema, lasciamo un attimino da parte il flirt che hai con le clienti, ma a noi interessa questo. Che corsi di formazione e perfezionamento bisogna avere per iniziare questa professione? Ci hai detto che a livello di formazione sei andato lì senza formazione, quindi come ti hanno formato e come fai perfezionamento ogni mese, ogni anno, come per esempio abbiamo menzionato prima a livello di vino, cioè dacci un po' di nozioni. Allora, mi hanno formato, abbiamo fatto sempre dei workshop, facciamo sempre dei workshop. Io sono arrivato qui, come detto, già non riuscivo a portare neanche 3 piatti, proprio 0. È vero, comunque qua c'erano degli italiani che mi hanno, degli amici che mi hanno aiutato, e i primi 6 mesi sono stati difficilissimi, perché comunque con gente che parlava solamente tedesco io non capivo una parola, dovevo parlare in inglese, anche gli altri, cioè anche i miei colleghi erano un po', diciamo, cioè ci sono piccoli. Che volevo dire scazzare, fastidiati dal fatto che dovevo parlare in inglese. In inglese, no, è capitato anche a me. quindi magari l'ambiente non era semplicissimo. Devo dire che i primi 6 mesi sono stati abbastanza difficili. Però come formazione, alla fine l'unica formazione che ti fanno è che ti fanno lavorare, ti fanno fare esperienza, ti dicono tutto quello che devi fare. Io, come detto, cioè, vengo da una laurea in economia del turismo e non avrei mai immaginato che dopo 2 mesi mi avessero detto: guarda Fabrizio, tu puoi rimanere.
Molto non so cosa hanno visto in me, comunque. Ma sicuramente ci ha messo tanta passione, no? Esatto. Cioè, magari la voglia, anche la voglia di fare, no? La dedizione. Sì, penso all'inizio. Perseveranza, più che altro. Esatto, sì, costanza, sì, sì. Perseveranza. Anche perché poi magari dopo i primi due stipendi ho detto, qua magari se vado avanti così riesco a mettere qualcosa da parte, allora non mi faccio scappare questa possibilità. Certo, Però cioè, la fortuna è che comunque hai iniziato a fare una bellissima esperienza in Svizzera, in un ristorante Michelin. Quindi cosa significa lavorare per un ristorante, una stella Michelin? Significa che non è un ristorante normale, è un ristorante che deve offrire un servizio impeccabile. Io ci sono andato una volta, ragazzi, in un ristorante stellato ed è tanta tanta roba. Cioè ti insegnano la perfezione, devi essere perfetto anche dal tono, dal timbro di voce, dall'approccio al cliente, dall'apparecchiatura della tavola. Cioè tutto deve essere un sogno perfetto. Quindi raccontaci un attimino veramente. Quanti sacrifici bisogna fare per mantenere quel livello di qualità? E poi la domanda che è collegata a quella del Frankie, quando sei arrivato lì era già una stella Michelin o l'è diventata mentre ci stavi tu? Cioè, sì, infatti questo volevo dire. Allora, intanto io sono arrivato qui che il ristorante che mi ha preso, o dove mi hanno preso, non aveva la stella Michelin ovviamente, era un ristorante, il ristorante principale dell'hotel, o uno dei ristoranti principali dell'hotel, perché comunque l'hotel, questo gran resort, ha 7 ristoranti, tra cui ci sono ristoranti a 3 stelle, ristoranti 2 stelle, il mio 1 stella, ristoranti senza stelle, insomma, comunque sono diversi ristoranti, ristorante asiatico, insomma, molto variegata come la scelta. Poi dopo questo anno che ho fatto questo ristorante, mi hanno hanno rinnovato tutto, hanno costruito 2 nuovi ristoranti dal ristorante dove ho fatto io, siccome io ancora non sapevo bene il tedesco, il capo mi ha detto: Fabrizio, tu resti, nel frattempo ti mettiamo però nel reparto del room service. Io ovviamente ero un po' la situazione non mi piaceva, perché comunque il room service era un ambiente già un po' più non caotico, però comunque non era gli standard che mi piaceva, cioè, non aveva, sì, era un po' una cosa un po' più, anche perché non c'avevo più i miei colleghi, sì. Tutto da zero praticamente, nuove cose, insomma, non era quello che mi piaceva fare. Però, ma che fa il room service? Cioè, che fa la persona che lavora lì in room service? Cioè, stai al telefono e i clienti dell'hotel ti chiamano. Raga, avevo capito il room service, avevo capito il room da bere. Infatti dicevo, ma può versare solo il room? Se mi chiede l'acqua non la posso versare. Infatti dicevo, ma com'è sta cosa? No, invece... Ah, ok, raga, adesso che, perdonami. Sarà una stanchezza, però. È Frankie che ha bevuto troppo rum, ragazzi. Allora, questa è proprio la dichiarazione, Frankie, che il tuo essere dolce non è dovuto a tuo figlio, ma bensì da problemi di alcolismo. Bravo. Esatto. Ha detto questo, Fabio, perdonami, puoi tranquillamente continuare la storia del room service. Quindi tu gestivi le stanze, logistica interna, ok. Sì. Poi comunque dopo ho lavorato un anno e mezzo in room service, comunque poi sono andato avanti perché ho fatto scuola di tedesco, il tedesco comunque è migliorato, e poi dopo un anno e mezzo appunto mi sono candidato come questo Verve Restaurant, come chef de rang. Okay. Mi hanno preso, insomma, ho iniziato lì a lavorare lì, perché comunque ho già fatto una bella esperienza al ristorante prima. Sapevo come lavoravano prima, c'erano anche i miei ex colleghi, quindi la cosa è andata molto più facile avanti, diciamo. Okay. Il servizio della stella Michelin, la prima stella Michelin, dicono tutti che comunque è data per la cucina. Dicono comunque che non è nulla a che vedere con il servizio. Però comunque abbiamo un servizio che ha degli standard, degli standard alti, comunque, sì. Perché comunque la gente deve sempre chiedere, cioè ne faccio un esempio, adesso porti la carta, devi spiegare la carta, tutti i menu, quello che c'è, devi sapere tutto quello che il menu offre, devi sapere quali
intolleranze ci sono nel menù, certo. Se, glutine, lattosio, devi sapere tutto, i vini della carta che devi sapere tutto a memoria, poi comunque durante il servizio non puoi servire l'antipasto se non hanno il vino già a tavola, l'antipasto non devono arrivare dopo 15 minuti, cioè al massimo 15 minuti di antipasto, 30 minuti per la portata principale, il dessert massimo un quarto d'ora, devi pulire il tavolo prima del dessert, ci sono delle cose che comunque adesso non ricordo tutte, ma comunque ci sono delle cose che faccio automaticamente, però ci sono delle cose che comunque i clienti che vengono da noi notano e che vogliono che sia così. E si aspettano, no? Se vai in un ristorante magari di un certo livello, comunque ti aspetti un servizio anche, certo. No? A parte il cibo. Ci sta. Ma Fabrizio, sì. È vero che comunque se qualora volessi mangiare a casa e chiedo un delivery dal tuo ristorante, quando mi arriva il cibo a casa la sera, mi arriva anche lo chef de rang, mi apparecchia la tavola e poi mi fa mangiare anche a casa, comunque mi permette di avere una qualità alta, è vero questa? È arrivata in redazione questa notizia. Se non è vero, licenziamo tutti, tranquillo. E poi è la terza regia che cambiamo. E poi finisci la bottiglia di rum. Il room service lo puoi fare. Però non service lo puoi fare. Era fatto così, la gente ordinava dal ristorante nostro, noi abbiamo degli hot box, li portiamo in camera, che sono poi abbiamo delle wagon, dei carrelli che si aprono, hai un tavolo in camera e sei apparecchiato come se fosse il ristorante, però sei a casa. Però sei in camera. E per curiosità, il prezzo di questo servizio di cibo in camera, cioè per ordini il cibo, il 20%, arriva... 20% in più, no, il 15% in più. E quindi sto scherzetto, se ci vado con mia moglie, magari facciamo 5 anni di matrimonio, 10 anni di matrimonio, mi voglio permettere la cena in camera, quanto mi devo mettere in mano? Lì, proprio nel ristorante hotel dove lavori mese, tu. Magari un mese di stipendio. Quanto ci vuoi per un servizio in camera, una sera in camera? Sì. Ma il problema non è il servizio, secondo me prima forse è meglio. C'è la carta che non basta. La camera è il problema forse. Per curiosità, quanto costa una camera? Sì. La camera base ti costa 800 euro a notte. Dai, ma di che parliamo? Chi sono? 800 euro, ma cosa c'è dentro l'oro? Madonna mia. Siamo in Svizzera, man. Siamo in Svizzera, poi cantone tedesco, ricordati, il cantone tedesco forse è uno dei più ricchi dei cantoni in Svizzera, che già sono tutti ricchi. No, proprio se ci vado mi prendo un cantone qui e mi finisce tutta la carta. Quindi comunque puoi venire, Frankie, ok. Sì. Comunque puoi venire tranquilla, perché noi abbiamo la tariffa amici, tariffa and family, se ti scrivo, ti faccio venire io, hai uno sconto, se non sbaglio paghi 375 a notte. Vedi ragazzi, è già abbordabile ma ancora molto dispendioso, ma comunque meglio di 800 euro. Ma Fabrizio, grazie, meglio. Vedete cosa significa avere amici in giro per il mondo, vedi? Il podcast serve a questo, ragazzi, esatto. Quindi... però vorrei dire, Frank, abbiamo già inviti da Dubai, Mariana e Dubai, esatto. Quindi in realtà dobbiamo grazie alla bolleria noi potremmo girare il mondo qui. Fabrizio, ma se tu dici, noi appena finisce la puntata, noi partiamo, veniamo subito da tre, facciamo servizio family, tutti e tre, siamo tutti e tre tuoi cugini oppure tuoi fratelli, tanto un po' simili, a parte io un po' bianco però... E quindi ci metti tutti in una camera, esatto. Tra l'altro se ci sono pure io in camera, paghiamo ancora meno, paghiamo 150. Vedi Fabrizio che ci arriviamo a pagare 50 euro, ci arriviamo, io te lo dico, ci arriviamo entro la fine della puntata, esatto. Se qualcuno ti rapisce, sai chi è stato. Una camera, no, tranquillo, allora io e Rolfino dormiamo in un letto singolo e il men lo mettiamo in doccia, vai tranquillo, noi ci adattiamo. No, almeno in vasca, e su, che doccia. Ma detto questo, guarda, l'Orfino ti vuole fare una domanda tecnica. Allora, passiamo sul tecnico allora adesso. Allora, noi che ci abbiamo lavorato nella ristorazione più o meno lo sappiamo, però è giusto spiegarlo a chi non lo sa, come Frankie. Cioè, cosa significa la mise en place? La mise en place. Ma mise en place è comunque un termine generale, perché tu puoi fare la mise en place di tante cose. Esatto. Puoi fare la mise en place del pane e burro, cioè significa prepararsi il pane e burro prima del servizio. Mise en place significa comunque prepararsi a un servizio alla fine, cioè fare la mise en place per del ristorante, dei bicchieri, non so,
un significato comunque troppo generale. Che poi tradotto tipo messo a posto, tipo, no? Significa tipo una cosa sì, del genere. Sì, sì, sì. Apparecchiatura. A capire, tipo, no? Esatto. Cioè, tradotto sì. La lettera, ecco. Ma è francese questo mise en place, sì. No? Francese, no, sì. Non so niente, nulla proprio. Noi non lo utilizziamo quasi mai. E io adesso non... Mise en place, sì, comunque è un termine abbastanza... Vecchio. Sì, ma non lo utilizziamo mai, mai... Mai sentito. Qui mai la regia sentito. Dovrebbe impegnarsi un attimino in più e studiare un attimino di più i profili, no, vabbè, dei nostri polli che invitiamo. Grazie. No, mi sembra, penso almeno sia questo. Io da noi, quando a volte questo lo diceva sempre il mio ex capo, che comunque adesso è andato in pensione, tra l'altro anche lui italiano. Fai la mise en place, vai a fare la mise en place là dentro. Ma di che cosa? Mise en place dei. Tutto quello poi che vai a fare qualcosa, bicchieri. Prima esatto. Di casco la bottiglia di vino, preparati, diciamo questo. E allora noi continuiamo sempre dal punto di vista tecnico. Il nostro man ti fa quest'altra domanda, dato che la prima è andata, quindi una su una, vediamo la seconda se ci spieghi un attimino questo. No, questo ce l'ha spiegato prima. Ce l'ha spiegato. No, ha detto il commit. Per me commit o commit di sala sono due cose diverse. L'ha spiegato prima questo. No, ragazzi, già c'è l'ignoranza in questo episodio, non mi sono preparato, sono arrivato veramente in ritardo che dovevo studiarmi delle cose e già questo mi pecca. Però ricordo che comunque Fabrizio prima parlava di commit. Ora commit, commiss di sala, penso siano due parole diverse, o sbaglio? No. Commi era una S buona. Hai sbagliato il room, ma siamo nella room francese, ma che è sta cosa? Tra l'altro non si sente neanche la doppia M, sarebbe commi. Capito, però spiegate delle ste cose. Tu pensavi che era commit? Sì, io pensavo che fosse commit, infatti commitment, ma cioè, no. Vabbè, detto questo, perdonate la mia ignoranza. Esatto, allora ci dissociamo noi. Esatto, faccio una cosa allora. La differenza. Vai, spiegalo. La differenza, secondo me, non ce n'è. La differenza è proprio questa, lo chef rang è quello che va dal cliente, prende gli ordini, poi va alla cassa, come si dice, tippa tutto, quindi ordina tutto dalla cassa, okay. E poi comunque ordina al comité rang. Di mandare pane e burro, di mettere le posate giuste, oppure con il comì è quello che versa l'acqua sempre, perché il cliente non deve stare mai senza acqua, oppure se il bicchiere di vino è quasi vuoto, deve rabboccare il vino. Questo è quello che fa il comì. Lo chef rang invece è quello che comunque detta i tempi delle portate, appena vede okay. Magari che l'antipasto è quasi finito, la deve comandare già. Sì, è questo. Poi porta il conto. Sì. Come testa e braccio, praticamente, esatto. Possiamo dire. Cioè, il chef de rang è la testa, cioè quello che gestisce esatto. La situazione, come fa, diciamo. Infatti, sì, un po', comunque devono essere... Detto grossolanamente. Molto coesi, cioè, diciamo. Sì. Infatti tu parlavi del discorso del commit, è giusta la pronuncia? Commit. Ma spero sì. Commit è quello che gestisce, quello che è, sto ragazzo la che... puntata di oggi, Franky. Esatto, io proprio ignoranza, no, che sto ragazzo che io immagino, sto ragazzo che tu gli dici deve sempre avere il bicchiere d'acqua pieno il cliente, e tu vedi sto ragazzo che gli versa sempre, e già dopo mezz'ora, 45 minuti, tu vedi tutti i tavoli che si alzano perché c'è la fila al bagno, perché con tutta sta acqua che mi arriva e devo bere, quindi a parte questo io mi fermerei solo a pane e burro e poi pagherei il conto e sarebbe pure salato, ma detto questo parliamo di un attimino di cifre, di numeri, e magari entriamo un attimino nel mio settore, dato che avete capito ed è utile capire che oggi Franky ha fatto un buco nella, non conosce nulla di questo settore, ma tanto di cappello, perché sto imparando, imparo io, imparano tutte le persone che ci seguono. Ma la domanda che ti voglio fare è proprio questa: se puoi qualche cifra, qualche gap, quanto guadagna lo chef de rang in generale, lo stipendio medio in Svizzera, rapportalo al costo della vita, fai un attimo un esame. Io mi voglio trasferire in Svizzera, quanto ci vuoi per vivere? Quanto costa un appartamento o una stanza? Allora, chef de rang, io penso che lo stipendio medio sia dai 4.500 ai 5.000. E parli di lordo o netto? Lordo. Lordo. Di lordo. Okay.
Poi con le tasse, non so quanto netto sarebbero 3,7, 3,8, credo. Le tasse sono bassissime. Quante tasse paghi lì in Svizzera? Allora, io adesso da quest'anno, dopo i 5 anni, tu non paghi più la tassa quella degli stranieri, quindi poi la paghi tutta alla fine. Ok. Quindi di tasse adesso non so quando sia, di preciso, ma non sono proprio informato perché ho 4, sarebbe 4, 4,8 meno il Sì, perché hai penso detto 3 e sia comunque 7 netto, sempre quindi non sono alte, sì. sempre penso sia 15%, tra il 15 e il 20%. E quanto costa affittare un appartamento o una stanza? Magari all'inizio mi consigli di affittare una stanza o un bilocale con un'altra persona. Dammi un attimino questo Magari riferimento esatto. differenza tra allora qui dove sto 100 e... io, sì, allora qui dove sto io devo dire che comunque sono relativamente cari. Le abitazioni sono veramente care. Poi allora, io pago 1200-1210 di affitto, però comunque prima hai anche delle altre opzioni. Però comunque ho una casa di 45 metri quadrati, insomma, sto già bene. Prima stavo in una camera che comunque mi dava sempre l'hotel, che aveva un bagno privato, mi costava sui 600, 615, se non sbaglio, 615 franchi. Ok. Ci sono anche altre alternative, che ormai paghi 350, però è solo una camera con il bagno in comune che è in corridoio, però comunque io Una penso domanda, che... ma quando stavi quando avevi la camera dell'hotel e quindi ti costava quei 600 euro della camera, l'hotel, una volta che tu ti sei trasferito nella casa che stai affittando tu, ti ha aumentato lo stipendio, nel senso il fatto che tu stavi nella loro camera ti abbassava un po' lo stipendio? Cioè si prendevano No, le no, 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 spese no, 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 camera o era ah, incluso? ok, no, io tra l'altro grazie questa Frank. qua, questa casa che sto adesso è anche dell'hotel, quindi mi Ah, viene ok. tutto detratto dallo stipendio. Cioè, contratto, Ah, oh, bellissimo, cioè qualità di vita fantastico. assurda. Pensano tutto a loro, quindi utility, gas, Sì, luce, tutto perché incluso. comunque questo gran resort che c'è qui comunque ha portato anche, a parte porta turisti, porta anche lavoratori, quindi loro hanno portato l'azienda a comprare, diciamo, tutte le case che sono qua nei Limitrofe. dintorni per offrirle ai lavoratori, perché comunque è un business che, perché dovrebbero Certo, va lasciare agli avanti. altri e lo fanno direttamente loro. Questo. Certo, che poi se riprendono i soldi attraverso delle Sì. trattenute, c'è proprio un giro così. Ma Sì. come funziona invece l'assicurazione sanitaria lì in Svizzera? È privata oppure è pubblica? Hai mai avuto qualche esperienza di andare in ospedale per qualche controllo? Di un No, no, po' la tua. fortunatamente fino adesso no, mai avuto problemi, però sì, è privata, la devi pagare tu privatamente, hai delle diverse opzioni, io pago 300, insomma, sui 300 franchi al mese ovviamente, Ok. non è tutto quello, però paghi 300 franchi al mese, però ovviamente tutto quello che poi hai bisogno lo devi pagare ugualmente. Ah, Cioè, certo. se vai a fare una visita dal dottore, paghi 60 franchi. Se hai bisogno delle medicine, le paghi. Cioè, non è... Hai solamente in base al contratto che tu fai con l'assicurazione, hai poi dei benefit, per Degli esempio, ti danno sconti, indietro dei immagino. soldi. Sì, ti danno indietro dei Ok. soldi se vai in palestra, per esempio, la palestra ti costa 900, mi danno indietro 450. Se vai... Le lentine, per esempio, le lentine ti pagano la metà. Wow, Sì. spettacolo. Poi Ma può io una cambiare volta ho anche in fatto. base al tipo di assicurazione? Cioè, in base al tipo di assicurazione che hai, magari hai diversi tipi Sì. di agevolazione, no? Esatto, dipende che contratti fai. Io, per esempio, ho fatto un contratto che ho una franchigia di 2500 franchi, cioè durante tutto l'anno spendo 2500 franchi, non mi viene rimborsato niente. Cioè, no, scusa, non è così. In pratica, metti caso, fai una franchigia di 500 franchi. Se a gennaio spendi già 500 franchi di prestazioni Mediche? sanitarie, sì, Vabbè, mediche, sei Italia. scusa, Non pensiamo ad altro che si fosse collegato adesso. mi viene di parlare in tedesco, non so perché. Vai tranquillo, noi Okay. siamo Non è italiano. multilingue. Sì, esatto. Il men capisce tutto, vedi?
Esatto. No, io capisco il tedesco. Men è tedesco, mezzo tedesco, diciamo. Infatti. Sì. Allora, che ci fa qua? Noi dobbiamo essere tutti italiani. Men, per favore, esci dalla stanza. Perché non l'hai detto prima? Le storie italiane in giro per il mondo, non mezzi tedeschi. Tagliala, io non l'ho mai detto. Tagliala. Esatto, no. Tagliamola, ha detto questo. Quindi, ok, ho capito. Ma una domanda. Aspetta, sì. Stavo spiegando, aspetta, stavo spiegando. Ah, sì, sì, sì. Spendi il primo mese 500 franchi, è la franchigia 500 franchi, poi durante tutto l'arco dell'anno tutto quello che spendi in prestazioni mediche ti verrà rimborsato, quindi non lo paghi, okay. Gratis. Ah, però ovviamente se hai una franchigia di 500 franchi pagherai al mese, non so, 500-600 franchi, cioè dipende, capito, c'hai questa, Ci sta, no, ci paghi veramente. Giusto, una domanda, cioè, comunque il lavoro ti offre anche il pranzo quando tu lavori lì, cioè nel senso altri bonus, benefit, magari la benzina e la macchina per andare a lavorare, cioè, hai altre cose in più rispetto al salario? Ah sì, benefit sì, allora, noi abbiamo il 50% di sconto sul se vai a mangiare al ristorante, il ristorante tuo oppure altri ristoranti, il 50% di sconto, quindi paghi tutto il 50%, oppure se vai alle terme mi sembra paghi soltanto 10 franchi invece che 40 o 15, adesso non ricordo. Comunque sì, benefit. Poi abbiamo comunque delle agevolazioni anche con gli hotel della Svizzera, che cioè abbiamo delle tariffe agevolate per tutti noi, tutti quelli che lavorano in gastronomia, comunque nel nostro hotel. Sì, benefit te ne danno anche, sì. Non cose proprio, però sì, esagerate, però, sì. Ma è giusto, dai, è giusto. Allora, Fabrizio, allora, visto che stavamo parlando adesso un attimo di stipendi, tassazione, assicurazione, ti faccio una domanda che è sempre legata al fatto di abitare in Svizzera, che so perché ci ha abitato un amico mio, che ci puoi spiegare un attimo come funzionano i permessi di soggiorno in Svizzera, che so che ce ne sono di diverso tipo, in base al tipo puoi stare a tempo indeterminato, sì. O sì, no. Cioè, mi sa, allora, tu, BCD, una cosa del genere, no? Sì. Tu, vabbè, ce ne sono tre. Quelli principali sono tre. Sì. Il B, che il permesso B, che è un permesso che ti rilasciano soltanto se tu lavori. Quindi tu puoi lavorare in Svizzera col permesso B. È valido 5 anni. Puoi rinnovarlo 5 anni, dopo 5 anni, oppure passare al permesso C, che ho fatto da poco, che in pratica è un permesso con cui puoi anche non lavorare in Svizzera ed essere cittadino svizzero, quindi avere la residenza in Svizzera. Quindi la differenza è questa: col C puoi restare in Svizzera senza lavorare, non so, fai il disoccupato, non so, il barbone, puoi fare il barbone. Che stanno pure bene, col, col B invece devi avere per forza un lavoro. Obiettivo per di vita. Stare in Svizzera. Però il C non lo danno a tutti, no? Il C lo danno soltanto, io ho dovuto fare un test di tedesco e ho dovuto dare dei documenti che comunque non ho debiti, non ho avuto problemi con la polizia, insomma che è tutto in regola. Solo con le clienti hai avuto problemi, sì, esatto, poi il resto hai la pedina appena pulita. E poi c'è lo Schweizer Pass, sarebbe il passaporto svizzero. Che è quello, comunque è lo stesso dello C, soltanto che con lo C la Svizzera può sempre mandarti via dal paese se magari succede qualcosa, non so, diventi un criminale, allora ti mandano via, ti possono mandare via. Con il passaporto svizzero invece non lo possono fare, sei sempre un cittadino svizzero. Chiaro, molto interessante. Sono curioso pure di capire, perché il nostro Rolfino comunque prima di spostarsi in Portogallo ha fatto quell'esperienza in Inghilterra, sempre nello stesso settore. Hai rispecchiato qualche similitudine, Rolfino, con più che altro adesso che hai un attimino davanti il mercato svizzero, rapportalo un attimo al mercato inglese, ti dà la stessa opportunità lavorativa in termini di benefit, salari, opportunità? Ad oggi sceglieresti la Svizzera o l'Inghilterra di nuovo? Nessuna delle due. Bravo. Mi piace, bello. Ottimo. No, ti spiego. In realtà dipende da qual è il tuo obiettivo di vita. Nel caso in cui avessi desiderio di fare un'esperienza in un paese nordico per fare
per mettermi da parte un po' di soldi e farmi l'esperienza, allora potrei o andare in Svizzera o nel caso anche tornare in Inghilterra. Io dell'Inghilterra un bellissimo ricordo in realtà, okay. Dipende, sono stili di vita che ti devono piacere in realtà, specialmente certo. Quando lavori in quell'ambito, e penso voi ragazzi, Fabrizio e men, potete confermare, insomma. Io non confermo perché tu non hai esperienza in merito, diciamo, però è comprensibile, però è abbastanza stressante, cioè, specialmente in quelle realtà dove tutti sono molto esigenti, dove si corre contro il tempo e devi dare in continuazione. Quindi arrivato a un certo punto, gli chef della vita, ti lanciano i coltelli. Esatto. Ora non so da Fabrizio, ma effettivamente l'esperienza che ho avuto era tosta, è bellissimo, stupendo. Però scusate, vi faccio una domanda, perché davanti a me ho tre persone che comunque lavorano, hanno lavorato e hanno anche delle attività in questo ambito. Cioè, da ignorante vi faccio questa domanda. Perché noi italiani siamo i migliori nel servizio, nella ristorazione, nell'educazione che c'è poi dietro tutto quel discorso legato all'apparecchiatura, al ristorante, customer service, ma dentro il ristorante? Perché siamo i migliori noi italiani? Perché? Oppure siamo i migliori? Secondo me siamo i migliori, siamo su migliori. Questo aspetto. E perché proprio? Perché? Per il carisma. Vai, no. Culo e storia. A culo, perché culo, scusa? Dove viviamo, Fra? Guarda l'Italia, certo, l'Italia ti dà tutto, in Italia hai tutto, sì. A livello culinario hai una grande varietà di qualsiasi cosa. Però io proprio mi rifaccio al discorso del service, no? Del prendersi cura del cliente. Il service quella è la storia. Perché questo valore è dentro di noi? Perché io non l'ho mai visto in altre culture, cioè abbiamo questa ossessione di prenderci cura dalla testa fino ai piedi, del nostro cliente, deve sentirsi a casa, deve stare bene. Perché? La risposta è molto semplice. Impero Romano. Impero Romano. E parliamo di Giulio Cesare. Non pensavo di fare una puntata di storia. Ma dove stiamo arrivando? A Giulio Cesare, ecco. ma no, detto questo, sì. A livello di mentalità è vero, se ci pensi, perché l'impero romano stesso, quando conquistava, uno dei pensieri principali era quello di rendere il popolo conquistato parte dell'impero. No? E come lo rendevi parte dell'impero? Facendolo lavorare. Quindi, come servitù. Non sempre, in realtà, comunque, è un periodo storico diverso dal nostro, quindi bisogna comunque contestualizzare. Però effettivamente, per rendere felice il popolo, comunque tendevano a integrare il popolo conquistato. Ok, ora togli la situazione della conquista, però con la mentalità, no? Del rendere tutto vivibile, le strade... Penso sia una mentalità poi che sia rimasta col passare del tempo. E veniamo bene, io non so te, però da qualche puntata che registriamo nella seconda edizione c'è il nostro Rolfino che è partito a palla, mi fa ogni volta questi esempi, io rimango scioccato, ho detto è un Rolfino 2.0, una cosa assurda. E quindi Rolfino, dato che tu hai accelerato su questo, allora io ti butto fuori, dalla regia buttano fuori l'ennesima domanda che dovresti fare al nostro Fabrizio. Ah, questo è stupendo. Questo è bello. Questo penso che ogni cameriere al mondo italiano, soprattutto avrà tante di quelle esperienze. Allora, mi dice tanto. La cosa più strana che ti è capitata durante un servizio. Questa è proprio strana, no? Sì. Sì, brutta. Mi è capitato che durante un servizio, un tavolo, a fine, dopo aver mangiato tutto, poi ho sparecchiato il tavolo, ho sparecchiato tutto quello che c'era sul tavolo. Quando portavo con il tableau tutto toccato, sentivo una puzza strana. In pratica il ragazzo, il signore, l'anziano che stava al tavolo, ha fatto pipì sul bicchiere, nel bicchiere. Ha fatto pipì nel bicchiere? Ma sì. Scusami. Ma com'è? Io pensavo fosse, perché comunque non l'ho visto subito, perché comunque metti tutto sul tableau e porti tutto via. Poi comunque mentre lo portavo sentivo questa puzza, ho detto mamma mi sono pisciato addosso oppure non so che cos'è.
E invece era proprio pipì. Infatti io l'ho lasciato sul... L'ho lasciato dove... Tra gli spugler, come si chiamano? Quelli che lavano tutto. L'ho lasciato tutte le cose lì. E ho detto, non toccare questo bicchiere perché devo chiamare un attimo il capo perché gli devo far vedere questa cosa. Poi quando sono tornato il bicchiere non c'era più perché l'avevano buttato, perché non so chi è, magari l'avevano buttato. Però è stata una cosa che... più volte aveva fatto già questo cliente, perché era un cliente comunque abituario. Non usa il bagno? O è così, cioè, è un così lontano il bagno? No, ah, cliente, ok. Era un cliente magari in sedia a rotelle, difficoltà motorie, la moglie comunque, ha detto, guarda, invece di alzarti non c'aveva mai voglia di portarlo in bagno, ha detto, guarda, falla lì. No, uè. Questa cosa mi viene in testa, ma comunque mi sono successe di cose strane veramente tantissime. Adesso disagiante, questa è l'unica cosa che mi viene in testa, perché è stato un po' traumatico, immagino, cioè non te lo aspetti, una cosa, sì, non me lo aspetto, certo. Cioè, tra l'altro lui italiano, no. E l'altro italiano, okay. Ah, per non farsi lasciare tutto al caso. Però detto questo, bello, bello questo, questa cosa strana che è capitata. Assurdo. Comunque, cioè, la prossima volta aprite il bagno magari più vicino alla sala, così magari le persone sono libere di andare velocemente al bagno. Se scappa è un'esigenza. Quindi detto questo, io ti faccio un'altra domanda. Il ristorante di maggior prestigio a cui tutti i chef de rang puntano un giorno a lavorare. Ti faccio proprio un esempio, una metafora. Sono un pilota di Formula 1, io aspiro a diventare un pilota della Ferrari. Ora, nel tuo camp, da chef de rang, qual è il ristorante in assoluto, il migliore al mondo, dove se lo metti quello sul tuo curriculum diventi proprio un top chef de rang? Ma guarda, io devo essere veramente sincero. Adesso non... io non ho queste aspettative, perché comunque... sono venuto in Svizzera con la cosa che non mi aspettavo niente, quindi mi prendo quello che la vita mi dà. Tra l'altro non era neanche, ho detto soltanto la vita che sto facendo qui, anche con questo lavoro che non è il mio, ho detto è bella, comunque mi piace, gli standard sono alti. Ristando dove lavoro per adesso, io sono veramente felice, non ho niente di cui lamentarmi, quindi se devo, o meno se dovessi ambire a qualche altra cosa, allora ambirei al ristorante che abbiamo sempre in hotel, che è il ristorante 3 stelle Michelin, che sarebbe il Memories, tra l'altro con cui lavorano anche i miei colleghi. Però comunque far carriera, cioè lo chef de rang è solamente un piccolo gradino sotto una grande piramide, perché comunque ambirei più a diventare un capo di un piccolo ristorante che a fare lo chef de rang in un grande ristorante così rinomato, perché, diciamo. Sì, perché Franky, tu hai parlato di una crescita a livello orizzontale, invece è più, almeno penso, comunque conoscendo l'ambiente, quello a cui si punta è una crescita verticale, quindi da chef de rang magari sì, diventare un metre, e poi da un metro magari a diventare uno che gestisce un ristorante per qualcuno, capito? Quindi una crescita verticale più che orizzontale. Ok, quindi sopra, per fatemi capire un attimo, proprio a livello di gradini, sopra lo chef de rang, e chi c'è? C'è il metro? Chi è il metro? Prima c'era, sì, adesso diciamo, da noi ci sono i supervisor, sono okay. Restaurant supervisor. Quelli che gestiscono proprio tutti... Sì. E sopra il supervisor c'è il restaurant manager, il vice restaurant manager e il restaurant manager. Ok, wow. Quindi poi dipende anche dall'azienda, come è impostata, cioè, ci sono anche varie cose che... Comunque ogni ristorante ha le sue posizioni da noi, quindi sono tutti così. Cioè, non... Però è piramidale. Cioè, mi piacerebbe lavorare in un 3 stelle comunque, perché comunque hai nuovi stimoli, impari nuove cose sicuramente. Il servizio è sicuramente diverso, ti stimola sotto questo punto di vista, però andrei prima a fare ad altre più alte posizioni nel ristorante mio, diciamo. E chi lo sa? E poi penso che il 3 stelle a livello di stress, cioè già una stella è stressante, il 3 stelle penso che ti manda veramente abbastanza, cioè lì veramente devi stare a vedere come respiri. Non devi respirare, perché se no muovi le tende. Non so dire, non ci ho mai lavorato, so soltanto che comunque il servizio deve essere perfetto, impeccabile,
Poi non fanno tanti coperti, perché comunque il nostro ristorante, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una cavolata, però massimo fa forse 30-40 coperti, non so, massimo, a sera, questo 3 stelle. Però so soltanto, cioè, stirano le tovaglie, tutto deve essere perfetto al millimetro, poi la cucina è a vista, quindi devono essere, anche i cuochi devono essere molto precisi, puliti, tutto è un altro concetto. Altro livello, sì, altro Incredibile. livello, Ciao. esatto. Ma detto questo, no? Quello che vorremmo anche sapere è il raccontaci qualche aneddoto che è successo in Svizzera, qualche cosa strana che hai visto in generale in Svizzera passeggiando. Magari hai visto una mucca che faceva e poi ha lasciato il Cosa è cioccolato successo nuovo via marciapiede. quando quei maledetti della Svizzera ci hanno praticamente cacciato dai mondiali? Una gara tra Esatto, è una sempre il calcio Lamborghini e per una i mezzi. Ferrari, no? Sì, Esatto. qualche Ma quando è aneddoto stato? strano, esatto. Aneddoti strani, ma È una cosa tu raccontate più. simpatica, ecco, esatto. Ma simpatico, di simpatico. C'è una Ma io cosa la carità, che... gli svizzeri sono già loro del tutto simpatici. Io quando sono arrivato qui in Svizzera per la prima volta, la gente ti saluta per strada. Che ho arrivato a un certo punto e ho detto, ma questo che cazzo è? Scusate, se non si può dire cosa è. Sì, puoi dire quello che vuoi. E poi comunque passi, la guardi la gente e ti salutano. Grizzi, dicono sempre Grizzi, che prima non sapevo cosa significasse, comunque è un saluto svizzero. Sono tutti molto molto simpatici. La cosa che in Svizzera comunque differisce dall'Italia è che comunque anche loro sono troppo 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 civili, cioè troppo gentili, cioè poi è troppa gentilezza comunque dolcina proprio. Cioè tu vai dentro una beccheria, una viene in tedesco, scusate. Panificio, una Dentro un bakery, forno, sì, un forno. da un forno, compri un cornetto per dire, non so, compri un cornetto. Sì, il cornetto, quanto costa? Costa 5 franchi. Ah, solo 5 franchi, sì. Ve ne do 10, 5 di resto, perfetto. Grazie mille, no, grazie a lei. Grazie mille, ci vediamo la prossima volta. No, grazie a lei ancora, sì, è stato bellissimo rivederci. Cioè, è sempre, cioè, tu vai in Italia, fai solamente così con gli occhi, cornetto, gli dai gli occhi e te ne vai. Cioè, dai Sì, soldi e te ne vai. Cioè, invece accattil, sì, accattil. Sì, sì, esatto. qua per c'è cioè, una cosa molto, comunque, molto, molto super civile. È molto alla Heidi, no? Il cartone animato, è molto, molto così, no? Io me la immagino così la Svizzera, non lo so, Però è una tutti mentalità un po' di tutto il nord molto dolci, Europa, molto. non lo so tutto, Non lo però so, forse la più Germania si è tendente così, eh. a essere così gentili, Oh, effettivamente. secondo me Io sono poi molto sono. freddi in realtà. Se tu vai in Germania sono tanto freddi, quindi Sì, non lo infatti. so, Comunque, però magari sono cordiali, non lo so. In Cordiali sì, ma Germania. freddi. Però buona Ma sapersi qui che comunque. non sono freddi, sì, certo, un po' più freddi di noi, sì, però sono molto, molto Alla socievoli, mano è per quanto socievole. mi sei Quindi visto, sì. bello. Hai tanti amici svizzeri, allora ti sei fatto la tua comitiva di amici svizzeri lì. Allora, noi in hotel siamo comunque, c'è tanta gente che comunque viene da tutto il mondo. Ok. Maggioranza magari tedeschi, portoghesi, svizzeri, sì, italiani ce ne tantissimi, sì, comunque anche ungheresi, c'è cioè anche avuto croati, cioè comunque da tutta l'Europa, Wow. ovviamente ci vengono da tutta l'Europa a lavorare qui. Sì, ho avuto la ragazza per 3 anni in Svizzera, Ecco, quindi com'è so questa? Come perfettamente. vivere con una ragazza svizzera, cioè, rispetto a una ragazza comunque siciliana? Qual è la differenza Caro, è tra... molto caro, molto caro. È un investimento. È un A lungo investimento, sì. andare è Che molto caro, comunque se devi bellissimo. andare Esci sempre a per il mangiare. cinema, quello che spendi in appartamento ti puoi Ma io ti posso permettere in dire, Sicilia. io so che sono singolo da ma maggio, e da maggio scorso, e io comunque adesso, perché adesso pago il doppio. Prima di affitto pagavamo 600-600. Adesso, anche se io Ok. pago tutto l'affitto da solo, comunque Costa io meno di riesco a avere la risparmiare. ragazza, dici? Riesco a Costa risparmiare meno. molto di più, ma molto di più riesco a Ci risparmiare. Perché comunque prima pensi assurdo. è Bellissimo. ristorante, i regali,
cioè, un mutuo la ragazza, in Svizzera la ragazza è un mutuo. La vita in Svizzera costa un fottì, costa veramente tanto. Ecco. Io vi racconto un aneddoto che io sono stato in Svizzera a Berna, quindi nella Svizzera francese, che c'era l'amico mio che lavorava come pizzaiolo. Andiamo in questo disco pub e lui offriva tutti i giri, eravamo io e mio cugino, lui e gli amici suoi, e lui offriva sempre giri da bere. A un certo punto mio cugino fa, vabbè, questo giro lo offro io, ragazzi. Sì, va lì, gli chiede, fa, sei cocktail, gli fa, ok, sei cocktail, 140 euro. 140 euro. Si è tipo... pietrificato, dice una bottiglietta d'acqua. Arriva l'amico mio, gli fa tranquillo, pago io. Cioè, pietrificato, ho detto... Madonna, sì, no. Mi ci faccio una vacanza con questo. Se vai a mangiare in un ristorante, io ce l'ho andavo quasi ogni settimana, anche 2 o 3 volte a settimana, paghi sempre almeno, cioè senza niente impegnativo, almeno 200-250 a sera. Quindi una volta pago io, una volta paga lei, ma comunque sono sempre soldi... Esatto, quindi ti sei fatto due calcoli e poi alla fine detto, meglio lasciarsi, meglio lasciar, vediamoci qualche volta, però non ne vale la pena. Qualora dovessimo cambiare stato e ci rivediamo in Francia o in Italia, magari ci rimettiamo di nuovo insieme. Detto questo, però, con la scusa che è ritornato single, vorrei aprire un attimino un altro argomento, perché appunto, come vedete, dietro le spalle, alle spalle del nostro Fabrizio c'è uno studio, un piccolo studio, un piccolo corne, perché Fabrizio ha una passione, hobby, un mezzo lavoro pure, perché ora ci spiegherà il perché. Lui è un DJ producer anche, quindi lo faceva in Sicilia, continua a farlo lì, è un, mettila così, ha necessità ogni giorno di sentire... quanti giga ti spari di musica al giorno? 200 giga di musica al giorno minimo, perché altrimenti non riesce a svegliarsi. Lui durante la notte non dorme, ma lui si mette le cuffie e ascolta musica perenne. Quindi a parte questo abbiamo il capitolo del fai anche il DJ. Raccontaci un po' di questo settore in Svizzera, come funziona? Funziona come in Sicilia? E se funziona come in Sicilia, spiega un attimo come funziona la Sicilia, il DJ, questo mondo di qui. Allora, sotto questo punto di vista il DJ, diciamo, non è come in Italia adesso. Qua il DJ è visto soltanto come... Allora, dalle mie parti, qui dopo come lo sto facendo io, il DJ è visto soltanto come quello che mette la musica. Adesso, detto così, sembra brutto, però c'è chi lo fa con piacere. Ovviamente c'è ci sono anche quelli che lo fanno in discoteche molto più rinomate, qua in Zurigo, comunque nei dintorni, ed è quello a cui ambisco al momento, anche per staccare un po' dalla solita vita. Posso chiederti quale genere fai? Guarda, ti dite la verità, io faccio spazio dalla melodic techno fino alla techno pesante, proprio. Quindi pesante. Comunque siamo genere, in un gruppo. Quindi non il mio genere, io sono super commerciale, DM, capito? Proprio. Ma cioè, guarda, io per necessità ho dovuto fare tutto, perché comunque, per esempio, l'altro ieri abbiamo fatto un party anni 80, anni 90, con tutti i nostri colleghi, quindi diciamo che come musica spazio tutto, hip hop, reggae, latino, poi comunque lo faccio anche per soldi, perché ovviamente è un extra. Ma suoni settimanalmente? Tu suoni ogni settimana? Allora, io faccio più che altro un party a settimana per tutti i nostri colleghi qui del resort, è un gastro party. Ho preso in affidamento, diciamo, un club qui, qua vicino proprio, quindi potresti anche, chi debba da ragazza va a piedi, quindi è tranquillo anche per tutti i lavoratori, è perfetto. L'ho addobbato, ci ho messo le luci. È tuo proprio? Cioè, te lo sei messo in gestione? No, comunque organizzo quando voglio. Diciamo, certo, bellissimo. È bello questa cosa. Sì. Tutto è nato quando, comunque, penso 2 anni fa, c'era questo gastro party. Ho detto, gastro party, bello, andiamo. Siamo scesi lì sotto, questo è un pub sotto, ha un keller, perché qui ogni abitazione ha un keller antiguerra, una cosa del genere. Comunque, cioè, tutti hanno un keller,
Il fortino, dice, il fortino per il lager, sì. Sì, è un bunker, sì. Un buon segno, bunker. Esatto, un bunker, bel segno questo. Però fare un party nel bunker è bellissimo, ci hai pensato? Esatto. Ma sono bunker, sono organizzatissimi, è bellissimo. Franky, torniamo. Sì, è fatto. C'era un DJ che comunque non riusciva, cioè non lo so, era un po' così, non proprio del mestiere, tra l'altro poi ha lasciato la musica è finita, lui non c'era più. Io sono salito sul palco, ho continuato a fare la musica da solo, perché poi lui è venuto, cioè che stai facendo te? La musica non c'è, scusa, io sono venuto per il party, tu lo metti anche la musica. così scusami, bellissimo. Cioè, la metto io, cioè, scusa. Sei pure arrabbiato, gli hai salvato la serata e si è arrabbiato. Infatti, domani, cioè. Sì. Poi l'indomani ho chiamato il capo e ho detto guarda, c'era questo DJ lì, cioè io penso che ci meritiamo un po' di più comunque come lavoratori del grande resort, cioè una volta che possiamo fare un po' di festa, cioè poi c'è questo DJ, facciamo che se ne va, ci ha lasciato così. Quindi io ho detto guarda, se tu vuoi io mi prendo la cosa di farlo sempre io, vediamo come va. Bello, e quanto siete? Da quel giorno... Sto party quanto ne conta? Quanti invitati conta? Ma guarda, ma non è... io quando ho iniziato venivano 15-20 persone, 25 persone. E adesso? Di recente ne vengono un po' di più, il doppio, il triplo. Adesso dai, piano piano, non sì. È grandissimo. No, però ti stai facendo anche la community, esatto. Non bei risultati, cioè. No, perché no, capisco. Sì. Ma la faccio anche comunque per staccare, anche per... Sì, sì. Sì, una cioè, passione. A me piace comunque, è una passione che comunque mi ci metto con le luci e tutto, insomma mi piace farlo anche, è una questione anche di social, nel senso di socializzare con gli altri, sì. Mi piace. È sempre difficile comunque iniziare da zero una community, perché comunque tu avevi la tua community in Sicilia, poi lasciata e qua hai ricominciato da capo, quindi anche noi, la nostra pelle, stiamo vivendo questa cosa, creare una community da zero, la community serve che segue Pollerie Italia, già dopo quasi un anno due persone ci seguono, che è mia nonna e poi la cugina lontana del man, quindi sappiamo proprio che è difficile proprio crearsi quella nicchia, ma piano piano anche tu esatto, però la cosa bella è che ti sei preso in gestione un locale e continui la tua passione. Io direi comunque, ragazzi, di continuare e continuare a parlare anche di passioni, ma anche di consigli e anche di appelli e in generale anche di opportunità. Ed è quella, è un'opportunità, è un'altra opportunità che vorremmo chiedere a questo Pollo qui, che ci sta raccontando la sua vita, il nostro Fabrizio. Io oramai aspetto sempre di vedere come lo tirerà fuori. Come lo annuncia, esatto, come c'è Fabrizio. Sì, perché ormai è diventata io già ho paura, che sta succedendo? Rubrica della esatto, rubrica, Fabrizio, vedere come... È un'altra rubrica che... Sì, pronto. Esatto. Fabrizio, sì, pronto. È un'altra rubrica che entra ed entra così più che altro durante il corso della prima stagione, ma anche durante il corso della seconda stagione. C'è una rubrica a cui non possiamo dire no, ed è una rubrica dove noi cerchiamo e obblighiamo anche il Pollo, perché sei qui non puoi dire no, a fare un appello a una persona che ci raffigura. Calcola che è il sindacalista per eccezione di tutti gli italiani in giro per il mondo all'estero. Questo ragazzo comunque è entrato nelle nostre vite in età giovane, anche tu sicuramente hai fatto uso dei suoi film con la destra o con la sinistra o con altri arnesi, ma detto questo, più che altro quello che sto, dove voglio andare a parare, ecco, non mi far girare ancora in più, mi sto allungando troppo, ma non parliamo di allungamenti, ma quello che voglio fare è chiederti la possibilità di fare un appello di 30 secondi e convincere questa persona, che ora ti dirò il nome, a venire un giorno come ospite a Pollerie Italia. La persona di cui parlo è Rocco Siffredi, l'italiano per eccezione in giro per il mondo, Rocco, che ha creato il proprio business, un applauso, ha creato il proprio business in Ungheria ed è un idolo da seguire. Cioè, tutti conoscono Rocco Siffredi, che ha più di 6 Oscar nel cuore. Quello che chiediamo, e io ti faccio francamente questa domanda, dovresti convincere Rocco a venire qui a Pollerie. Quindi, Fabrizio, io te lo chiedo, perché Rocco dovrebbe venire ospite a Pollerie Italia? Allora Rocco, l'unica cosa che posso dirti io è tu vieni a Pollerie Italia, che io poi ti invito qui in Svizzera, che tu sai che qui in Svizzera ci sono le migliori.
Non so, il meme, è un regalo quello che fa il nostro Fabrizio. E poi in Svizzera sei a spese mie. A spese sue. Allora, quindi a spese mie. Accettiamo questo regalo che il nostro Fabrizio ha fatto, quindi la tattica di Fabrizio è dare il sul fuoco. Esatto, il contentino a Rocco, con la speranza che Rocco un giorno può sentire anche il tuo appello e quindi convincersi a venire ospite a Polleria Italia a raccontare la sua storia. Detto questo, facciamo uno speed up, velocizziamo, perché già parliamo da più di un'ora, sarebbe bello continuare a parlare di te e della tua vita, perché sei molto simpatico, una persona molto sensibile. Rispondi sì o no, così il cliente ha sempre ragione. No, purtroppo sì. Bravo. E quindi ecco perché il man ha cambiato lavoro. Vabbè, guarda, vabbè, io da proprietario di un bar mi posso permettere di dire no, capito? Essendo, se sei proprietario te lo puoi permettere di dire no. Se sei dipendente, lo cacci via il cliente, se non ha ragione lo cacci via. No, cacciare via no, però lo si accompagna all'uscita. Lo si accompagna all'uscita. Ho detto questo, però Fabrizio ha ragione, è giusto. Se no viene accontentato, qualunque cosa chiede, ovviamente nel limite del possibile, sì. E poi viene inserito in una lista nera e non viene più accettato in hotel. A sua insaputa viene messo in una blacklist, e poi la blacklist comunque non accetta più le prenotazioni da questo cliente. Bellissimo. Perché quindi si presenta lì? Esatto. E non lo fanno entrare. E non c'è posto, no, non c'è disponibilità. Okay. Wow, bellissimo, perché comunque proprio lo soddisfi, mantieni il servizio, si sta comportando male o e viene messa automaticamente in blacklist, tu qua non entri più. Bellissimo, dovremmo farlo pure. Ha fatto la pipì in blacklist, per esempio. Pecca, quello però è stata un'esigenza. Ora io mi schiero con lui, però. Hai detto che è un cliente abituale. Era un cliente abituale. Ah, ok. Fin quando non finiscono i lavori al bagno, avvicinano il bagno alla sala, non lo invitano più, quindi non accettano più prenotazioni. È colpa dell'architetto, non è colpa sua. Esatto. Detto questo, Fabrizio, noi ci abbiamo, ragazzi, se non avete altre domande tecniche, non tecniche, commit, commiss, chef della, non ci ho capito niente, mi sembrava una trasmissione in francese. Franky, dopo la puttata ti faccio un po' un corso, ti faccio un po' un corso. Devo dire che comunque mi è servito, perché poi è lo scopo di ogni episodio, imparare cose nuove. Io ho imparato tantissimo grazie a Fabrizio. Quindi se non avete altre domande, io mi avvierei verso la fine dell'episodio. Che dite? Allora vado con le ultime due domande. Perfetto, Fabrizio. Yeah. Allora, benvenuto nella parte finale del nostro episodio. La parte finale del nostro episodio, come tutti gli episodi della prima e della seconda puntata, finiscono sempre con due domande. Voleva dire. Esatto. Finiscono sempre con due domande. Due domande a cui chiediamo al Pollo di rispondere col cuore. Vista la tua sensibilità e vista anche la camera dalla regia, che sbagliate sempre, dovete sempre cambiare con il tasto 2, visto questo, io ti butto intanto la penultima domanda, dove ti chiediamo di rispondere accuratamente col cuore in mano. Un consiglio che vorresti dare ai tanti italiani che ci seguono? Consiglio? Giovani? Giovani e non, tutti. Ok, io penso, allora, l'unico consiglio che posso dare è comunque sempre sbagliare per imparare, di non adagiarsi sulla comfort zone e di buttarsi, che il momento di buttarsi è quando proprio sentite quell'adrenalina, quello spavento di andare avanti, nel senso, buttatevi nelle cose nuove. Comunque... Bellissimo, cose belle vengono da sé. Quindi questo messaggio motivazionale lo archiviamo, come archiveremo anche il tuo episodio. È una cosa bellissima quella che hai detto, perché l'idea è quella di provarci sempre, perché la vita è una sola, le opportunità vanno e vengono, però tu buttati, poi quello che la vita ti offre. Quindi andiamo avanti. Se hai la possibilità di scegliere, scegli, no? Oppure buttati, poi quello che viene. E detto questo, il nostro man ti vuole fare l'ultima domanda che mette il lucchetto a questo ennesimo episodio, trionfo, chiamalo così, a questo ennesimo trionfo di Polleria Italia stagione 2. Ribadisco comunque
a tutte le persone che ci seguono, o il bigliettino perché ho la memoria corta, di iscriversi al canale, attivare la campanellina, il citofono, il fax, la segreteria automatica. Fate come volete, l'importante è farlo. Quindi detto mettete questo, like e commentate, io mettete like e commentate qualsiasi, ok, lasciamo poi sotto la mail personale, i contatti del nostro Fabrizio, comunque se lo volete contattare contattatelo tranquillamente, lui è sempre libero, sì, contattatemi. Contattatelo, no, specialmente le ragazze. Tra l'altro se la gente viene, se io invito la gente, comunque hanno un po' di tedesco, un po' di inglese e vengono a lavorare qui, io ricevo 500 franchi. Oh, quindi a chi interessa, ci mettiamo d'accordo, hai trovato l'uomo giusto. Esatto, diciamo che comunque il nostro man è un fan sfegatato del referral, lui arrotonda facendo 5-6 referral al mese, lui lavora così. Lui vive esplodi referral, ecco, infatti. Diciamo che cambia il settore, ma comunque il referral esiste e sussiste. Quindi, ragazzi, chi volesse intraprendere un'esperienza come ha fatto il nostro Fabrizio, noi lasciamo sotto l'indirizzo di Fabrizio, i contatti di Fabrizio. Magari qualora... l'indirizzo evitiamo. Esatto, indirizzo email, indirizzo email, sì, pure l'indirizzo di casa fate voi, esatto, tanto lui è singolo, fate stalking, però... ragazzi, esatto, stalker al massimo. Comunque, qualora volesse cambiare vita o magari volete aggiungere una nuova esperienza al vostro curriculum, Fabrizio è lieto di ospitarvi e di farvi il referral, quindi il referral serve, utilizzatelo. Quindi man, vai con l'ultima domanda. Torneresti a vivere in Italia? Secco. Beh, brutta come domanda. Non ti piace? No. La cambiamo. Al momento no, perché comunque per gli standard qualitativi che ho trovato qua in Svizzera, anche per il lavoro, cioè nel senso per tutte... Allora io torno in Italia, purtroppo l'Italia c'è un problema, sono gli italiani. Poi è il paese più bello del mondo, perché se io avessi il mare, la sabbia, il cielo che c'è in Sicilia, allora cioè, sarei nel posto più bello del mondo, però ovviamente uno deve scendere a compromessi, quindi ho preferito andare in Sicilia solamente a godermi le vacanze in Sicilia e vivere qua, però al momento non tornerei a vivere in Italia. Bene, vero, ragazzi, un applauso. È stato un bellissimo episodio, ho iniziato a parlare pure io, e Frangio io spero che sia con Miss Chef de Rang, io non lo so, io facevo le domande, io ho imparato, Brizio, ti prometto che in futuro, qualora dovessi ritornare qui come ospite, mi preparo di più, però è stata una giornataccia, è stata ricca di impegni, quindi non ho avuto proprio il tempo giusto per... Esatto, per studiare un po' questo, però ho imparato, quindi mi sono messo dal lato dello studente, dal lato della persona che vuole imparare anche questo settore. Di imparare. Ma Fabrizio, dovremmo dirti ciao, dovremmo dirti grazie per essere passato da Polleria Italia, quindi un semplice episodio dovrebbe finire qui, in realtà no, perché il nostro Rolfino ha preparato per te, e solo per te, il quizzone! Che quizzone è creato per mettere in imbarazzo il pollo del giorno, perché si sa, i polli imbarazzati sono i più buoni. È un'ottima occasione per mettere allo spiedo il nostro pollo. Il pollo così diventa più delicato nella cottura e saporito al gusto, grazie a una serie di spezie che abbiamo preparato. Che è buono questo pollo! Signor Fabrizio, lo vedo in panico, impanicato, sta già pensando al perché l'ho fatto, che me l'ha fatto fare a venire. No, allora, il quizzone è semplicemente, l'obiettivo del quizzone è mettere in imbarazzo i nostri polli. Semplice, no? È molto semplice. Come avete fatto fino adesso, del resto. Esatto. Appunto per questo abbiamo cotto il pollo, quindi manca la fase finale di cottura, è giusto quella speziatina, no? Finale per dare il sapore al pollo. Il quizzone si poi ti mangiamo, esatto. Esatto, quindi poi ti serviamo, no, ai nostri polli che ci seguono e ti gustano come si deve. Comunque, c'è un premio solitamente a questo quizzone, che è il pollo con le patate. Ora, per ricevere questo pollo con le patate hai bisogno di rispondere correttamente almeno a due domande. Ce la puoi fare? Vedremo. Ah sì? Vedremo. Quindi io, poi ci dai l'indirizzo, esatto, ci dai l'indirizzo e ti mandiamo il pollo, se qualora dovessi vincere. Magari l'indirizzo lo aggiungiamo in descrizione, così
esatto. Le ragazze single possono al ristorante, che esatto. Quindi quando vuoi dalla regia. Regia, prima domanda per favore. Allora, dovresti saperlo, no, non lo so, però vediamo. Chi è al momento lo chef con più stelle Michelin al mondo? Non lo so. Non saprei proprio. Spara un nome. Aspetta, come si chiama quello? L'avevo pure letta la risposta, ma non... Guarda, se non mi fai vedere la risposta non me lo ricordo manco io, però... Sì, quindi... Cioè... Butta un nome, aspetta, butta un nome. Pensavo uno della televisione, non mi ricordo. No, non lo so. Ah, quello americano, dici, quello che poi... Sì, sì. Ma io direi Cannavacciuolo, di Cannavacciuolo. Poi Cannavacciuolo, andiamo con la risposta, vediamo se la risposta è quella corretta. Considerato da molti il miglior chef dei nostri tempi, Joël Robuchon vanta 32 stelle Michelin in ben 3 continenti, America, Asia, Europa, ovviamente sparsi nei vari ristoranti. Un applauso, dai che ce la fai, la prima è andata, quindi... La prima è andata. Esatto. Che ma questa era la più difficile, vero? Sì, non era la più difficile. Andiamo con la seconda allora. Guarda, non so se questo è molto più semplice. La guida Michelin viene pubblicata per la prima volta nel 1900, all'epoca pienamente dedicata alle automobili. In quale anno la guida è stata pubblicata per la prima volta in ambito culinario? Qua è più semplice perché puoi sparare una data. Sì, sai qual è la cosa bella, Rollo? Che entrambe le domande io le avevo lette da qualche parte la risposta. Non te le ricordo. Esatto. Non sai neanche questa? Facciamo dopo la prima 1960. Io dico 54. Andiamo con la risposta allora. 26. Nel 1000 26. Sì. La guida iniziò ad assegnare proprio sti polli stelle, comunque non li volete mandare. Esattamente. C'è qualcuno che ha mai vinto? Sì, sì, no, sì, ci sono. C'è gente che leggiamo però, la risposta per Spotify, ecco, per le persone che solamente ci ascoltano, esatto. La guida iniziò ad assegnare le stelle agli indirizzi di alta cucina, evidenziandoli inizialmente con una sola stella nel 1926. Ma c'è un bonus, aspetta. Esatto. Tu non hai azzeccato due domande, però il Rofino ha cambiato le regole di gioco nella seconda stagione, che dice che se qualora dovessi indovinare la terza e ultima domanda, comunque il pollo ti arriva a casa. Te lo poggiamo lì, sopra quella cassa, la cassa destra. E allora vai con la terza. Proviamoci. La Svizzera è uno stato federale dell'Europa centrale. Vabbè, ma quanti cantoni? Se non sei questa, scusami, 24. Signori, probabilmente abbiamo risparmiato questo episodio. Andiamo con la risposta. La Svizzera è composta da 26 cantoni autonomi, stati membri appunto della Confederazione Elvetica, ovvero la Svizzera, di cui sì, sono semi cantoni. Diciamo che comunque... E il bello è che pensavo anche io che fossero 24. Anche esatto. stavo facendo vicinissimo, peccato per poco. Però noi io direi... siamo felici perché comunque le spese di spedizione le risparmiamo in questo episodio. Veramente è stato tutto. Guarda, io ti butto ufficialmente l'ultima domanda che è proprio che chiude tutto. Cosa pensi del format Polleria Italia? Ti sei divertito? Inviteresti un tuo amico? Consiglieresti a qualche tuo amico di partecipare a una puntata? E soprattutto tu ci segui su YouTube, sì? E soprattutto, esatto, soprattutto. Se non sbaglio, sì. Bravo. Esatto, perché non dimenticare che qualora dovessi seguirci, tu parteciperai al contest per vincere la tassa Special Edition. Sorteggeremo un nome e i primi 500 subscribe su YouTube. Quindi magari potresti essere tu, Fabrizio, la mattina quando bevi il latte, prima di andare al lavoro, penserai ci a Polleria Italia. Pollo dentro il latte. Ma se esatto. Non sono mai abbastanza. Esatto. Casa mia non sono mai abbastanza, quindi mi servirebbe della pasta. Sono quindi bene, Fabrizio, che pensi di questo format? Ma io penso che sia una cosa anche come come si chiama tutta questa parodia, no, questa cosa del pollo mi piace anche questi sinonimi, cioè è carino. Adesso non so perché comunque è andata stato il pollo, però penso sia una cosa molto molto carina, mi piace quello che fate.
Certo, c'è l'ideologia dietro, no? Della polleria dove ti incontri, no? Vai a prendere il pollo, no? Allo spiedo per pranzo, ad esempio. E magari tu incontri ti ritrovi con gli amici, esatto, a parlare, no? E quindi prendi mentre che attendi il pollo alla brace, esatto. E quindi la fila in polleria diventa una sorta di agorà, nel senso poi tutte le persone che aspettano il proprio pollo, un po' come funziona in Sicilia, veniamo dalla stessa città, nel senso andavi lì, aspettavi il pollo e incontravi due o tre amici, e lì la polleria diventa un agorà, un centro di incontro, e quindi magari lì inizia la conversazione, dice Fabri, ma dove sei arrivato? Ma dove sei? Ma di qua? Ma come stai? Non ti vedo da una vita. Quindi la metafora della polleria, che in realtà poi il pollo sei tu, non siamo noi, entra proprio in gioco da quella vita che vivevamo in Sicilia, da quei polli che compravamo per cena. Fabrizio, è stato un onore, è stato un parto intanto averti. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a voi. Esatto, è stato bellissimo. Bello cotto. Ci rivediamo quando lavorerai, esatto, in un ristorante a 3 stelle, quindi ti aspettiamo nuovamente, e quindi non resta che salutarci, augurarti una buona notte. Quindi ho buona magari cena. Magari ti veniamo a trovare un giorno, chi lo sa. No, no, ti veniamo a trovare, è tutto a tuo conto, Fabrizio, siamo come Pio Amedeo, veniamo e paghi tutto tu, Fabrizio. Tutto a tuo conto, però sì, una buona parte sarà sul mio conto. Fabrizio, se non paghi tutto tu, ti facciamo la pipì. No, Fabrizio, se non paghi tutto tu, ti facciamo la pipì nei bicchieri, io te lo dico. Cioè, vedi che il men è strano, quando si arrabbia il men inizia a fare la pipì ovunque, ecco, esatto. Ma detto questo, Fabrizio, grazie di tutto, a presto, è stato un onore. Grazie, ciao, Fabrizio. Ragazzi, ciao Fabrizio. Ciao. Ciao. They call the demons quiet, we were built to drive ya. I think that we've all had enough.